Signore e signori, buonasera. Questo è Minecraft Italia, io sono Surri e oggi facciamo uno studio di fattibilità. Non stiamo parlando di un business, stiamo parlando di un cantiere però in Minecraft allora, nella scorsa puntata abbiamo eh, delineato una penisola che in realtà diventerà presto un'isola se questi calcoli che stiamo andando a fare avranno successo. E All'interno mi è venuta la mansena idea nella scorsa puntata di metterci un mob grinder, poi, però facendo un po' di mente locale ho pensato però cacchio: allora la farm di ragni ce l'abbiamo e produciamo solo stringhe, va bene. La farm di scheletri ce l'abbiamo e produciamo vabbè, archi, ossa e chi più ne ha più armature d'oro strane. Insomma, abbiamo diverse cose. Cosa ci manca all'appello? Ci mancano gli zombie, ma per gli zombie sappiamo già che si potrebbe fare o una cosa con i Drowned, oppure nel Nether piglin, non piglin, insomma, lì uh, di carne, di zombie, altre cose, se ne trovano in quantità industriale. Sicché l'altra domanda diventa i Creeper. Ebbene, vorrei, parola chiave, eh, creare una farm di Creeper. Non so di preciso come, ho visto qualche tutorial... Uh, sicuramente questo non è il punto perfetto per fare una farm di creeper Perché non è il più adatto a livello di spawn rate Perché qui abbiamo caverne, non caverne, insomma è un po' un casino Però lo faremo ugualmente perché, perché ci sta a metterlo qui Quindi anche se non è efficiente come potrebbe essere Mettiamola così Um, proviamo a farla ora. Io mi sono messo qui questa cesta perché avrò bisogno di una marea di materiali per fare questa cosa, ovviamente. Uh, usiamo la cobble deep slate perché ha una bella texture e, soprattutto, eh, non ha bisogno di lavorazioni extra. Nel senso, tu vai sotto terra, ne, ne scavi un po'. Noi siamo pieni perché dobbiamo minare i diamanti e siamo contenti. Ora, però, c'è una cosa da considerare: abbiamo tutto ciò che ci serve a livello di um, spazio. E potrebbe sembrare una cavolata, ma fidatevi, non lo è. Questo albero ci sta che possa prendere il volo, anche detto esplodere o essere abbattuto. Allora, io ho visto un attimino. E il tutorial più figo che ho trovato usa questo design, che è obiettivamente molto carino. Ora, noi lo nasconderemo ugualmente, e avevo probabilmente solo un qualcosa che va in cima alla zona di FK. E stavo pensando a questo punto, ci facciamo anche lui per la spirale. Perché no? Potrebbe avere senso. Però, nel frattempo, mettiamo caso che io possa partire dal punto più esterno, che sono più o meno, diciamo, qui. Poi dovrei avere 11 blocchi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Altri due blocchi di buffer, giusto? Oddio, boh. Scherzavo, sono tre di buffer, no? Così. E poi una piccola struttura di 5x5. Intanto per far funzionare questa farm servono uh, dei, dei golem di, della neve, dei pupazzi di neve, eh, dovrei poterne, poterne fare. Quindi quanti blocchi sono questi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, considerando il muro esterno circa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diciamo che qui ce la facciamo il problema sarà di qua e di là quindi magari dovremmo spostare questo leggermente più a destra mi sa che potrebbe avere senso contiamo sempre 15 per quello dico che stiamo valutando la fattibilità perché bisogna prendere bene le misure per questo progetto ecco vedi di qui potremmo fare magari il taglio dell'isola lì riempire i mangrovie e spostare questo leggermente più a destra perché di qua non so se ce la faccio con 25 con 15 blocchi e eh, mi sa di no vediamo quanto ci avanza 7 6 5 4 3 2 1 siamo stretti stretti cioè comunque io qua poi devo fare un cerchio siamo un po' stretti soprattutto su questo lato quindi ci converrebbe andare magari di quanti blocchi? 1, 2, 3, 4 blocchi? 1, 2, 3, 4. Andiamo di 4 blocchi a destra. Possiamo permettercelo. 1, 2, 3, 4. Qui abbatteremo tutto. 1, 2, 3, 4. Secondo me così ce la facciamo. Anche questi andrebbero, ovviamente, spostati leggermente a destra. Magari dovremmo abbattere uno di questi alberelli, ma sicuramente è più fattibile che non. Abbattere quelli là che sono proprio sulla costa, va bene. Lo studio di, fa lo studio di fattibilità è stato, è stato realizzato e direi che è fattibile. Direi che è fattibile è anche comodo perché abbiamo uno spazio qua sotto. Sembra scontato, ma non lo è. Qui sotto ci sarà la killing chamber, diciamo la stanza delle torture se vogliamo chiamarla così, dove moriranno tutti i creeperoni. Um, sì, è esattamente ciò che succederà. Va bene. Ora che abbiamo visto che è fattibile. Direi che possiamo iniziare. Mm, io inizierei a dire il vero proprio piazzando tutta la struttura. Eh, la cosa figa di questa struttura è che sì si può staccare, nel senso che ne puoi mettere una sopra l'altra, ma in teoria una ci basta. Ora è vero che quando uno crea una farm di solito cerca di creare la farm più performante possibile noi stiamo anche cercando di stare nel chill come vi dicevo quindi non andremo nel deep ocean che è il bioma perfetto lo facciamo qua vicino a casa facendolo vicino a casa non so se staccheremo più di un livello uno sopra l'altro potrebbe bastarci um, farlo così com'è allora iniziamo a costruire quindi abbiamo mm, questi bordini come vi dicevo ci sarà un buffer di 2 quindi qua tutto tondo ci saranno Um, 5 per lato. Facciamo così. Più o meno dovrebbe essere in questo modo. Dobbiamo avere uno spazio di due perché qui ci sono tutte le trapdoor che consentiranno ai creeper di cadere. Questi non ci servono. Ok, fantastico. Ora dovremmo metterci qua e già fare la struttura. Oh, guarda, è iniziato a piovere anche qua. Stamattina mi ha sviato la pioggia. Cioè, incredibile. È stato proprio un temporale cazzutissimo qua a Milano. Vabbè come quasi tutta Italia, barra Europa, sta piovendo dappertutto. Ok, so che sembra abbastanza strano ora come ora, eh, ci sta che lo sia. Mm, costruiamo prima il tutto. Ora da qui dovrebbero essere 11 blocchi, giusto? U no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, più il muro finale, potenzialmente dovrebbe essere così. Quindi facciamo questo ragionamento su tutti i lati. Mettiamo un po' di torce sempre e comunque, perché, vabbè, non devo manco dirvelo. Non mi sono portato dietro un lettino però. Sono stato stupido? Sono stato stupido. Vabbè, fortunatamente abbiamo la torre qua vicino. Che, vabbè, non è proprio la più vicina del mondo, però. Meglio di dover scendere nella valle incantata. Ecco, per me è ora. Come cazzo scendo? Ma facciamo così. Dormi un po'. Fantastico. Allora, 11. Perfetto. Allora siamo proprio bordino bordino con quella mangrovia lì. Ma cerchiamo di farcela andare bene in realtà. Mm, anche perché ormai abbiamo setappato quello che sarà il perimetro. Di qui abbiamo 11. Forse c'è già il muro compreso. 10, 11, 12. Esatto. Facciamo la stessa roba anche di qua. E costruiamo il perimetro in realtà. La circonferenza sarà un bel cerchio. 12, perfetto. Ora, da ogni lato bisogna seguire un pattern per collegare il cerchio. Quindi, ci saranno dei blocchi da uno nel mezzo e poi si va per gradualità. Quindi, probabilmente sarà. Ora, questo non so se è un cerchio da 5 di primo lato o forse da 4. Tipo proviamo a fare 4: Quindi 1, 2, 3, 4, poi facciamo 3, poi facciamo 2. Sì, secondo me può andare. Come funziona? Che tu provi ad azzeccare questi numeri qua. 4 Puoi provare prima in creative. Io non sto provando in creative, so che eh, questo è il diametro: di 11 più o meno, quando è dispari, eh, funziona così. Quindi fai 4, 3 e 2. Fai la stessa cosa dall'altro lato, ad esempio prendiamo questo lato qui, e poi congiungi ciò che manca. Quindi fai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. E ora in teoria congiungi. Eh, non so se... No, sì, dai, va bene. Va bene, va bene. Stavo pensando magari si poteva fare 5, 4... No, è veniva è troppo lungo. Così è giusto, così è giusto. Quindi questo albero va abbattuto senza ombra di dubbio, che ci dà fastidio. Poi ragioneremo sull'isola su come farla, eh. Però per il momento partiamo. Uh, anche qui bordino-bordino, eh. Aspetta, non so se ho azzeccato le misure, perché sto provando a farlo tutto ad un filo. E invece lo azzeccate. Top. Poi la parte più pallosa sarà riempire il tutto. Ma non sarà quella la vera parte più pallosa. C'è un elemento in questa build che è un po' particolare, diciamo. Eh, che consiste nel piazzare tante tante. Ma tante trapdoor, proprio tante. Quanti, quanti da uno? Uno, due, tre, non so se è adatto. Facciamo il giro per sicurezza. Olè, fantastic. Il nostro cerchione ce l'abbiamo Sarebbe da fare anche già il muretto Che non è una brutta idea Ho la terra, fantastico Siamo una terra che è più facile da usare come buffer block Guarda che pelo abbiamo fatto a sto ramo di, gran... di mangrovia È vero che si estendeva un bel po' fuori Però abbiamo fatto proprio un pelissimo allora, Riacquigliamo tutta la terra Ok, e il muretto l'abbiamo piazzato È una delle parti più pallose in realtà Perché sto partendo da questa parte qui Da questo diciamo... Mh da questa parte del processo di costruzione perché è quella un po' più pallosa e nel corso dei miei anni di esperienza ho imparato una cosa devi partire dalle cose che meno vuoi fare nel senso quelle più complicate non che meno vuoi fare nel senso quelle più difficili del processo e poi proseguire da lì così è in discesa se hai fatto la più grande, diciamo la più complicata. Poi, cioè, adesso davvero sei in discesa. Ora, no, la cosa più complicata per noi sarà raccogliere tutto il legno. Perché abbiamo bisogno di una marea di traptor, non so neanche quanto legno è per fare quel tra quelle traptor lì. Non riesco neanche a concepirlo. Però, intanto finiamo il cerchio, magari. Che è la seconda cosa più pallosa. Sta quasi diventando notte, visto che stanno creando questa piattaforma e non è tutta ben illuminata ancora. Quasi quasi vado a dormire prima che arrivi il tramonto? Oppure provo a fare un rush a finire tutto e poi andare a dormire? Oddio, detta così sembra tipo che se vado a dormire dopo il tramonto mi ritrovo con le armate di zombie, tipo davvero The Last of Us. Ma sì, ma rischiamocela un pochino, che poi rischiamocela. Cosa vuoi che succeda? Abbiamo la base qua accanto, cioè o cade una bomba nucleare o davvero... boh Poi ho pensato per risparmiare un po' di legno, perché... Cioè non è un problema il legno, eh, possiamo farne tanto. E il problema è tanto raccoglierlo, visto che abbiamo già una marea invece di questi blocchi qui, faccio gli slab, perché ci sarà una zona anche di slab da, da gestire, lo spiego con il ragionamento dietro. E, tanto vale farlo con uh, il cobble di Slate. Facciamo tanto slab di questi qui li piazziamo sarà un po' meno estetico da vedere ma tanto qua bisogna coprire quindi non è che ci cambia la vita onestamente così ci teniamo tutto il legno possibile e immaginabile per fare invece vabbè, abbiamo bisogno di una marea di trapdoor dobbiamo coprire tutta questa zona di trapdoor praticamente non coprire ma farci il tetto è come funziona la fam dei creeper praticamente è una questione di altezze non solo anche tipo le bisogna fare defense defense gate insomma ci sono una serie di cose da fare con il legno quindi, se riusciamo a risparmiare un po' di slab sono contento. Oh, voilà! Perfetto, il nostro cerchietto c'è, andiamo a dormire. Io ripeto che non ho un arco. E questa è una cosa che può sembra sembrare banale, ma non lo è. Pericolo. Ora di quanti slab abbiamo bisogno, non ne ho idea. Ho anche quasi finito i blocchi. Per fortuna, ho altre ceste piene a casa. La struttura sta andando fuori. Sembra un po' un uffo, però noi lo copriremo con le mangrovie quindi non ci cambia la vita. Uh, ok, cos'altro, cos'altro, cos'altro? Guarda, facciamoci una crafting table da piazzare per il momento qui nel mezzo E vediamo quanti slab ci servono Un paio di stack Guarda, facciamone un pochino Come funziona? Che devi piazzare da qui, credo O qui, mettiamolo qua Mettiamo dei slab per impedire che possano spawnare <gasps> Ho capito che non ha fram di creeper, bro Ma dammi il tempo Dammi il tempo, fra mi hai fatto cagare addosso, poi se sei tu dalla scaletta, cioè come se fosse casa tua, sarà casa tua, ma dammi tempo, dammi un secondo, cazzo. Vabbè, come vi dicevo, i slab servono perché uh, impediscono ai ragni di spawnare. Vanno messi ogni due blocchi, perché per spawnare i ragni hanno bisogno di tot spazio, e se noi glielo impediamo in questo modo, siamo contenti. Ok, probabilmente ne serviranno meno di quel che pensassi di, di slab. Va via abbastanza velocemente questo processo. Immagino che siano larghi leggermente più di un 2x2. Altrimenti uh, dovrebbe essere leggermente ancora più grande, sta roba. Per bloccare invece tutti gli altri mob, voi direte: Vabbè, ma questo blocca solo i ragni. Avete ragione. Ma con le trapdoor risolviamo il problema degli altri mob. Perché viene fuori che i creeper, come ci ha dimostrato il nostro amico che ha appena spawnato perché voleva farci proprio l'esempio. Pratico eh, sono leggermente più bassi ed essendo più bassi se uno mette le trapdoor possono spawnare solo loro. Che è, che è obiettivamente comodo, ed è il motivo per cui stiamo facendo questa farm. Sì, ne sono serviti molto meno di quel che non pensassi, ma va bene così, anzi, meglio, possiamo usarli per fare alcuni pezzi del muro: tanto slab non slab, diventa un blocco, un blocco vero uguale. Ok. Fantastico ora. Prima di andare avanti, cerchiamo di completare il muetto. Che deve essere alto 2 per iniziare. Perché alto 2 ci servirà per piazzare le trapdoor. Poi bisognerà fare il ragionamento anche del tetto. Quindi comunque una marea di blocchi servono. Eh? Poco ma sicuro. Facciamo un po' di spazio qui. Dammi questo propagulato che ci servirà per fare il giro di mangrovie. Lo so che non si chiama propagulato, però ormai l'ho imparato così. E il propagul lo chiamerò sempre propagulato. Dammi altri po' blocchi, dammi anche spazio e dammi tempo. Oh, eccoci qua, perfetto. Anche il muretto ce l'abbiamo. Immagina che la trapdoor va messa qui e piazzata su tutta questa larghezza qua. Sarà un po' impegnativo, decisamente. Però, noi cosa possiamo fare nel frattempo? Vediamo cosa possiamo realizzare qui. Qua sotto ci sarà la zona di killing, che sarà gestita con dei flussi d'acqua. Quindi, qua ci sarà una piccola altra stanza con dell'acqua che scola tutto in un altro buco che arriverà là sotto. Dove avremo poi i, dei campfire che uccidono i creeper e del, um, degli hopper che li raccolgono. Quindi, abbastanza semplice. Cosa ci serve da mettere qui? Invece, eh, potenzialmente, bisogna mettere i golem ora. Allora, vediamo un po'. A quanto pare abbiamo bisogno di un altro po' di slab, non troppi. Per fare una cosa di questo tipo Allora, bi avremo bisogno anche di un letto, tra l'altro Quindi, non so se è una questione di altezza Anche lì, probabilmente sì Abbiamo bisogno di un letto e di fence Fence per fortuna, così possiamo craftarne un pochino Giusto? Eccole Ce ne serviranno... Uno, due... Facciamo nove? Facciamo dodici per il momento Che andranno tutto tondo Quindi facciamo uno, due, tre... 4, 5, 6. Prima di piazzare le ultime, però, vorrei avere un lettino. Quindi andiamo a prendere un letto. Ho delle stringhe com'è? Assolutamente no. Andiamo a prendere un letto. Ci portiamo dietro anche altri blocchi perché serviranno sicuramente. Olè. Ora, prima di tornare su, aspetta, bisogno anche di neve. Di una marea di neve, in realtà. Qua ho messo il ghiasso. Il ghiasso. Buonanotte. Um, sì, devo fare una farm di neve prima. Devo assolutamente fare una fram di neve. Come si fa la fram di neve? Abbastanza semplice. Bisogna di due blocchettini e una zucca. Ora noi zucche ce l'abbiamo. Bisogna farle crescere. Quindi sfruttare questi semini che abbiamo. Lasciamole crescere. Uno, due, l'abbiamo così. Tre. No, male. Qua non c'avevo... Non c'avevo i semini Allora facciamo così Trasformiamone un paio E piantiamole Non ho la zappa però Sono un cane Sono un cane Facciamo così Facciamo così Ne mettiamo un altro tipo qua Un altro di qua Anche di qua vicino al billy x Non so che numero di billy questo è E boh basta Mettiamo un altro qua Ora bombial non ne ho Però lasciamo crescere E aspettiamo Nel frattempo farm di neve Ora per comodità Io quasi quasi la farei Uh, temporanea non è che abbiamo propriamente bisogno di chissà quanta neve nel nostro mondo all'infinito ecco mettiamola così. così non così essendo una cosa temporanea direi non mettiamolo vicino alla fonte di calore lo mettiamo tipo qui sulla pietra così possiamo raccogliere con nonchalance uh, bisogna bloccare il tipo tra delle fence No, da, tra più di due fence, bisogna fare proprio che, che non esca. Siamo degli slab, perfetto. Facciamo tipo così, così. Abbiamo bisogno di altri slab. E eh, non credo che riusciremo a fare tutto in un episodio, eh. Siamo già a 40 minuti di registrazione. Per oggi il tempo mm, sta, sta sgocciolando. Allora, facciamo così, così, così. Mettiamo un altro blocco di neve. Uh, per sicurezza facciamo una cosa di questo tipo. Voglio dire, giusto perché non so né leggere né scrivere Voglio evitare che per un qualche motivo Entra un raggio di sole da là sopra e si scioglie il bro Vorrei evitare, ecco e Detto questo, mi basta fare così Anzi, devo fare così Olè. abbiamo il broschi Ha mandato anche i semini, fantastico Ora io, se faccio così Ho la neve Fantasmagorico. Uh, Trasformiamola già in blocchi Quanti blocchi necessitiamo? Devo fare 16 snowmen, quindi ho bisogno di 16 zucche e di uh, un, il doppio, 32 blocchi di neve. Siamo a 23, 25, ne facciamo un po' di più perché ci sta che si possa sbagliare qualcosina. 33, direi che 1, 2, ok. 35 pezzi, cioè abbiamo un, un buffer perlomeno, allora, facciamone uno in più. Ok, abbiamo 36 blocchi di neve. Broski, sei un grande, ti posso anche fare un, ecco, un tettuccio un po' più sensato, ora facciamo così, così. Tra l'altro questi sono molto comodi perché saranno, i, saranno il catalizzatore della nostra farm di, di creeper e sono anche utili come difesa, cioè se qui arriva uno zombie, un creeper o qualcosa, lui inizia a sparare ora, eh. Cioè proprio pam 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 non fa danno ma sposta i mob, quindi impedisce che possano entrare nella valle incantata. Va bene, eh, devo aspettare, sicuramente, di avere abbastanza zucche perché non credo di averne qui. Potrei sbagliarmi, ma è ne un paio. Dai, siamo a tre, basta. Quota tre, ce ne mancano 13. Olè. Ecco, magari diamogli una botticella di bommial a questi crop. Così crescono più velocemente. Non che io stia navigando nel bommial in questo momento, però abbiamo sempre la farm uh, a disposizione con la rotaia quindi non dovrebbe essere un problema. Allora, facciamoli crescere. Uno, non cresce? Ok, oh, perfetto Va bene, signore e signori, per questo video intanto è tutto Noi ci vediamo domani alle 7 con il proseguimento di questa famosissima, impossibilissima farm di Creeper Ciao a tutti